Triennale compie 100 anni. Raccontare un secolo dell'istituzione significa anche raccontare la storia del nostro paese. Dall'inizio degli anni 20, quando tutto cominciò alla Villa Reale di Monza, fino alla contemporaneità, il museo che abbiamo inaugurato per la Milano Design Week del 2023, attraverso la cultura materiale e la logica degli interni, ci permette di raccontare come i comportamenti della società italiana si siano evoluti. Case, bagni, uffici, addirittura abitacoli di mezzi di trasporto e studi di designer. Tutto può aiutare il visitatore a comprendere la complessità del quotidiano. Oggetti, arredi, sistemi, non più solo il potere iconico del singolo prodotto, ma l'insieme di un ambiente e di un paesaggio domestico. Di solito chi fa il mio mestiere si dimentica di includere alcuni oggetti che per lungo tempo sono stati considerati negletti: porte, finestre, sanitari, ma anche scarpe, sci d'acqua, piccoli oggetti. Eppure tutto è progettato e tutto fa parte della nostra vita. Il museo si inaugura con una grande piazza pubblica proprio perché anche nella quotidianità della strada c'è il design. Dal corrimano della metropolitana di Franco Albini, Franca Helge e Bob Norda fino al panettone di Enzo Mari, ma anche la bicicletta con cui Francesco Moser vinse il Giro d'Italia, oppure un tramonto di una città che diventa lo schienale, la seduta di un prezioso divano come Tramonto a New York di Gaetano Pesce. Dal sogno della tecnologia al comfort di una seduta, dall'illuminazione calda di una lampada da ufficio allo schizzo per un logo di una grande casa di moda. Tutti questi elementi compongono la grande collezione di Triennale Milano, dove solo un terzo è ospitato nelle sale del museo, ma il restante farà parte di una serie di mostre che tra lo spin-off dell'aeroporto di Linate e le itineranze della nostra istituzione le troverete in giro per il mondo. In questo momento siamo in Belgio, con la grande mostra dedicata ad Enzo Mari, a Rio de Janeiro con una mostra dei manifesti dei 100 anni di Triennale e a giugno saremo alla London Design Biennale con il Padiglione Italia.